ancora una volta la domenica mattina per voi. Chiara Sirk è un illustre ospite che poi Chiara provvederà a presentare, che poi anche è già una nostra conoscenza, è già stato ospite altre volte qui. Buongiorno. Nella nostra trasmissione, ma adesso non riveliamo il nome, sennò poi andate a vedere sulle guide, andate su, sei su Facebook? Sì, ci sono. Ecco, anche su Facebook, pericolosissimo. Ci vado poco, ma ci sono. Vanno a vedere tutto su Twitter, cosa si dice di lui, eccetera. Quindi nulla, per il momento tacciamo. E niente, oggi cosa proponiamo agli amici di Bees? Oggi proponiamo una puntata dedicata a Schubert e nello specifico al pianoforte di Schubert, ancora più nello specifico a una sonata per pianoforte di Schubert. E quindi da quello che stai incominciando a dire, l'illustre ospite è un pianista. Non suona il sassofono. Sì, è un pianista, il maestro Stefano Malferrari. Buongiorno a tutti. Concertista, docente del nostro conservatorio. E ottimo divulgatore, posso dirla questa parola senza... Mi fa piacere, ecco. Mi fa piacere, anche perché suonando il pianoforte si fa divulgazione prevalentemente con i suoni, a volte con le parole quando si illustra qualcosa, ma fondamentalmente si fa divulgazione sonora. E quindi abbiamo già avuto il piacere di sentirlo, di ascoltarlo, di sentirlo parlare, di ascoltare una sua esecuzione. E torniamo questa volta appunto a parlare di pianoforte e che sonata esattamente ascolteremo di Schubert? È la sonata in La minore, opera 143. Ecco, quindi chi sa di musica sa subito che La minore vuol dire un maggiore spessore drammatico, siamo in un clima drammatico con questa sonata. Assolutamente sì, perché la sonata venne composta da Schubert nel 1823, era uno Schubert 26enne, quindi ancora un giovane uomo, che però nel 23 venne a sapere di essere ammalato di sifilide. E nel 1823 di sifilide si moriva. E quindi da quel momento è quasi come se ci fosse un giro di boa nell'estetica di questo giovane compositore di 26 anni. Comincia a progettare quel grande ciclo di Lieder che è il Winterreise, il viaggio d'inverno, e moltissimo della sua produzione comincia ad assumere questo carattere sì lirico, ma non più un lirismo spensierato, un lirismo in tono maggiore potremmo dire, ma comincia ad assumere dei connotati di confessione, di racconto di un sentimento drammatico della propria esistenza. Ecco, infatti siamo sempre abituati a pensare a Schubert come un campione, potremmo dire, di quel clima viennese che ci porta al lirismo, alla giovialità, a una vena cantabile, melodica. Qui invece tutto sembra andare un po' in frantumi, ecco. Assolutamente. Si può dire? Assolutamente sì. Direi che anzi questo lirismo, questo carattere, se vogliamo, anche salottiero, colloquiale, che potremmo dire di trovare in Mozart o nel primo Beethoven, viene a mutarsi quando con l'ultimo Beethoven la musica comincia a diventare il compositore che racconta l'io. Si cominciano a raccontare i compositori e con Schubert questo lo avvertiamo in modo netto dal 1823 e poi direi anche di più dal marzo del 27, quindi negli ultimi 18 mesi di vita di Schubert, che morirà giovanissimo a 31 anni, quando dopo la morte di Beethoven sembra quasi che Schubert si svincoli da una presenza nella stessa città, Vienna, che in qualche modo era una presenza fortemente ancorante a
ha delle caratteristiche dalle quali Schubert fa fatica ancora in ogni caso a liberarsi. E dal 27 proprio c'è l'ultimo Schubert, quello che apre completamente la propria anima alla musica. Questi primi accenni li troviamo appunto già nella sonata in La minore, la sonata D784, la D sta per Deutsch, che è stato il curatore del catalogo delle opere schubertiane, e altrimenti sonata opera 143. E in questa sonata appunto cominciamo a trovare un lirismo che è un lirismo già nel primo movimento quasi da marcia, forse da marcia funebre, non è una marcia funebre, ma un lirismo solenne, un lirismo pesante, e un secondo movimento cantabile, molto dolce, ma con all'interno alcune dissonanze costanti, ripetitive, che hanno la caratteristica quasi, se vogliamo, potremmo quasi immaginarla come una giaculatoria, e un terzo movimento che è una folata di vento che spazza via tutto, sempre con questo carattere lirico ma assolutamente venato di dramma. Allora sdrammatizziamo un po' la situazione, perché come nostra abitudine noi abbiniamo un buon bere alla buona musica. E adesso, soprattutto con le parole del maestro Stefano Malferrari, mi è venuto così in mente un buon vino corposo, come potrebbe essere splendidamente rosso, come potrebbe essere un Blau Burgunder del nostro Alto Adige. Quindi noi diamo questo consiglio. Voi avete ancora qualche aggiunta da dire su questa sonata di Schubert, che poi manderemo immediatamente in onda? Anzi, maestro Malferrari, dove è stata eseguita? In questo caso venne eseguita nell'auditorium del conservatorio, quindi a Sala Bossi. Sala Bossi del conservatorio di Bologna, e nell'arco di un concerto dove c'erano altre musiche, Beethoven, mi pare Ravel, Scriabin, e al centro del programma c'era questa sonata schubertiana. Ecco, diamo un'altra informazione ai nostri telespettatori. Tu, Chiara, prima hai detto che maestro Malferrari è docente al nostro conservatorio, esattamente lì? Dunque, io tengo il corso di pianoforte complementare, che è il pianoforte per chi studia altri strumenti, violino, violoncello, canto. E musica da camera, in gran parte. Per gli studenti di una materia, di uno strumento ad arco, a fiato, che hanno la necessità di studiare anche pianoforte come complemento che dia loro la possibilità di conoscere quello che è anche il lato armonico della scrittura sul pentagramma. E poi il corso di musica vocale da camera, il corso di lideristica, i leader, quelli che erano i canti del repertorio dell'Ottocento. Anzi, direi, proprio visto che parliamo di Schubert, e Schubert è stato autore di più di 600 leader. I leader erano le canzoni dell'Ottocento, le canzoni intese in senso alto, erano a volte dei veri e propri gioielli, in alcuni casi perché il compositore nobilitava con la propria musica testi semplici, altre volte perché il compositore, oltre ad aggiungere la propria arte musicale, abbinava i suoni a testi poetici di altissimo spessore. Ecco, credo che praticamente in tutta la musica schubertiana, e in questa sonata, questa non è da meno, sia presente questo carattere lirico di una possibile voce umana che, in questo caso solo con dei suoni, senza un testo, però racconti qualcosa di personale. Ecco, Schubert lo fa costantemente, lo fa nei trii, nei quartetti per archi, lo fa nelle sonatine per violino e pianoforte e quant'altro. C'è sempre questa vena di un possibile testo sopra il pentagramma. Ecco, vedi quante cose si impara la domenica mattina a stare davanti al televisore, davanti a Bis, è vero, Chiara? Tante. Cosa facciamo? Tante. Andiamo in onda al maestro Malferrari. Ascoltiamolo. Buon ascolto, e qui ancora la prossima domenica mattina. A presto.